Senta, mi dica un po', lei che sta riprendendo, se io parlo in piedi succede qualche cosa? Posso farlo? Ok. Allora, dobbiamo parlare di giovani che abbiamo definito nichilisti attivi. Non sono tutti giovani attivi, intendiamoci, saranno un 10%. Ma sono interessanti perché non negano di vivere in un'epoca nichilista. Non la rimuovono, non vivono di quella cultura cristiana che il futuro è sempre positivo, perché purtroppo la nostra cultura è influenzata dal cristianesimo, che non è solo una religione, è un inconscio collettivo, caratterizzato dal fatto che il futuro è sempre una promessa, è sempre positivo, c'è comunque rimedio a tutti i mali, e questa è una cultura che appartiene sia ai cristiani che ci credono, sia agli atei, sia agli gnostici, sono tutti cristiani in Occidente. Tant'è che quando Ratzinger chiedeva all'Europa di riconoscere le radici cristiane del nostro continente, io che cristiano non sono perché sono greco, dicevo, ma perché si accontenta delle radici? Tutti i cristiani in Occidente, il tronco, i rami, le foglie, i frutti, tutto è cristiano in Occidente, perché tutto è impostato sull'idea che il passato è male, peccato originale, il presente è redenzione e il futuro è salvezza. Questa cultura è anche la cultura della scienza, che ben lungi dall'essere in conflitto con la religione, pensa che il passato è negativo, ignoranza, il presente è ricerca e il futuro è progresso, il futuro sempre positivo. Anche Marx è un grande cristiano, pensa che il passato sia ingiustizia sociale, il presente farà esplodere le contraddizioni del capitalismo e il futuro giustizia sulla terra. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione, intitolato L'avvenire di un'illusione, pensa che la nevrosi, il trauma si formino nel passato, il presente analisi, il futuro guarigione. Tutto è positivo in Occidente. Solo che Nietzsche, 3 anni prima di impazzire o di far finta di impazzire, non sappiamo ancora bene, definisce l'epoca che verrà epoca nichilista, dove si aggira un ospite inquietante, il nichilismo, caratterizzato da queste tre componenti. Manca lo scopo, manca la risposta al perché, tutti i valori si svalutano. Dunque, che i valori si svalutano non è molto interessante, nel senso che i valori non sono delle entità metafisiche o dei dettati teologici che scendono dal cielo. I valori sono dei coefficienti sociali che una società adotta perché li ritiene i più idonei a ridurre la conflittualità. Prima della Rivoluzione francese i valori erano valori gerarchici, dopo la Rivoluzione francese si sono instaurati valori di cittadinanza e di uguaglianza, sono cambiati tutti i valori, ma non si è fermata la storia. E se i valori non cambiassero, saremmo ancora all'età dei babilonesi. Quando i vecchi lamentano che sono caduti i valori del loro tempo, elevati da loro a principi, in realtà lamentano la giovinezza, mascherandola sotto i valori. Bene, sono importanti invece le prime due definizioni. Manca lo scopo. Cioè, guardo il futuro e non c'è nessuno scopo da raggiungere, nessun obiettivo da realizzare, nessun progetto praticabile. Il futuro non è più una promessa. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Perché mi devo impegnare? Perché mi devo dar da fare? Perché devo stare al mondo? Questa non è una battuta se consideriamo che in Italia si suicidano 400 giovani all'anno. Mi ricordo che a novembre scorso sono stato invitato da una clinica psichiatrica di Locarno, nella Svizzera italiana, e alla mia domanda perché mi avete invitato, la risposta è stata
perché la Svizzera italiana ha superato la Svezia e il Giappone nel numero dei suicidi giovanili. Manca la risposta al perché. Perché stare al mondo? Perché noi non è che cresciamo perché qualcuno ci spinge, ma perché qualcosa ci attrae. Se non che se manca lo scopo, che cosa ci attrae veramente? Heidegger, commentando queste pagine di Nietzsche, dice: non cerchiamo di mettere alla porta il nichilismo, perché l'ospite inquietante già si aggira per la casa. Nostro compito è di guardarlo bene in faccia. Perché non è che noi possiamo migliorare la situazione pensando di essere in un'isola felice, o quantomeno che nel futuro ci sarà il rimedio ai mali del presente. Cioè, bisogna essere davvero realisti. I giovani sanno benissimo di non avere un futuro. Lo vedono che non c'è. Quando io mi sono laureato, nel 64 in filosofia, sapevo che c'era un concorso l'anno successivo e sarei diventato professore di filosofia. Se oggi uno studia filosofia, la prima cosa che deve sapere è che non insegnerà mai filosofia. Questa è la grande differenza. Questa è la grande differenza. E addirittura io sono andato a pensare che i giovani bevono, si drogano, dormono fino a mezzogiorno, vivono di notte invece che di giorno. Perché? Sì, probabilmente bere, drogarsi, darà anche dei piaceri, almeno così dicono quelli che se ne intendono di stupefacenti e di alcolismo. Però io penso che queste cose le facciano per un'esigenza anestetica. Loro devono anestetizzarsi, da che cosa? Dall'angoscia di uno sguardo che sporge sul futuro. E allora meglio non guardare, meglio vivere in diretta 24 ore su 24, in una sorta di esaltazione potente e al tempo stesso obnubilante. Perché se nessuno li convoca, se nessuno li chiama per nome, loro si rifiutano a questo punto di assaggiare ogni giorno, di assaporare ogni giorno la loro assoluta insignificanza sociale. E questa è la ragione per cui vivono di notte e non di giorno, perché di giorno sono vissuti più come un problema che come una risorsa. Adesso vediamo brevemente come vengono al mondo questi ragazzi. In un'epoca in cui noi vecchiacci, genitori o nonni che siamo, non siamo in grado di dare nessun consiglio a loro, diciamolo chiaramente. Perché mentre i nostri genitori potevano dare dei consigli a noi, perché la storia era più o meno identica, adesso è completamente diversa. Completamente diversa per effetto dell'avvento della tecnica e per effetto dell'avvento dell'informatica. Heidegger definiva l'uomo, non con la parola tedesca Mensch o Mann, ma con l'espressione in der Welt sein. Welt vuol dire mondo, essere nel mondo. Oggi i ragazzi non sono più nel mondo. E bisognerebbe riformulare questa espressione heideggeriana dicendo in der Web sein, essere nel web. Loro sono nel web, loro parlano nel web, loro comunicano nel web, il mondo è il virtuale. Il mondo è la comunicazione informatica. Questo spostamento noi non lo capiamo. Per cui non crediamo di poter dare consigli a loro. L'unica possibilità di essere adulti con loro è innanzitutto quella di dare un buon esempio. Si vede benissimo quando un uomo è un uomo, quando una donna è una donna, oppure quando non sono né uno né l'altro, pur essendo uomini e donne. E in secondo luogo ascoltandoli quando loro aprono la finestra per parlare, perché noi non possiamo più parlare. Soprattutto se non abbiamo parlato quando erano piccoli. Perché quando sono piccoli noi non parliamo mica con i bambini. I padri non parlano per niente, non so, si vede che si annoiano, non sanno cosa dire, non hanno il linguaggio. E le madri si occupano solamente dei problemi fisici dei bambini. Adesso poi l'esasperazione, vaccini sì, vaccini no, raffreddore, diarrea. Quando vanno a scuola, adesso hanno patologizzato anche la scuola, con problemi di dislessia, calculia, grafia. Così che un bambino, quando si sente con l'insegnante di sostegno, comincia a credere che lui ha un sé debole, che avrà sempre bisogno di un tutor. Questo è il risultato finale.
e dopo passerà la vita a cercare tutor che saranno preti, psicanalisti, finché trova il tutor di tutti i tutor che di solito lo approdano alle dittature. Là c'è un tutor che provvede a tutti. Dobbiamo sapere che i bambini, nei primi 6 anni di vita, dice Freud, costruiscono definitivamente le loro mappe cognitive ed emotive. Mappe cognitive vuol dire modo di conoscere, mappe emotive modo di percepire, di avere una risonanza emotiva in ordine agli eventi del mondo e in ordine ai propri comportamenti, ai propri gesti, alle proprie azioni e alle proprie parole. Una risonanza emotiva. Bene, nei primi 6 anni di vita, dice Freud, si formano definitivamente queste strutture. Le neuroscienze sono un po' più crudele di Freud e dicono no nei primi 6 anni, nei primi 3 anni di vita. E come li passano i primi 3 anni di vita i giovani, i bambini? Beh, di solito con un esercito di babysitter, con la televisione che gli dà i cartoni animati, adesso con gli smartphone di cui i genitori li forniscono per stare un po' tranquilli. Passano così i loro 3 anni di vita. Ogni tanto fanno vedere come conoscono e come sentono il mondo, attraverso i disegni che fanno vedere la mamma, eccetera. E la mamma, poveretta, tornata dal lavoro, dice sì, adesso non ho tempo, te li guardo domani, domani vuol dire mai. Così il bambino riceve una frustrazione in ordine alla sua identità. Quindi quel che faccio non vale niente. Ora, attenzione bene, l'identità non è una cosa che noi abbiamo per il fatto che siamo nati. L'identità è un dono sociale. La mia identità, l'identità di chiunque di noi, è il prodotto del riconoscimento da parte degli altri. Sono gli altri che ci danno un'identità, con i loro riconoscimenti e con i loro misconoscimenti. Se un bambino, la mamma dice che sei un cretino, e glielo dice anche la maestra, si crea un'identità negativa. Ecco, allora, se l'identità è un fatto sociale, questo l'avevano capito benissimo i greci, popolo più intelligente mai apparso sulla Terra. Aristotele diceva, se uno pensa di entrare in una città e di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio. E a proposito di Dio diceva che forse Dio non è felice perché è monacos, perché è solo. Quindi noi abbiamo bisogno degli altri, perché ci danno l'identità attraverso il loro riconoscimento. Se diciamo a un bambino te lo guardo domani, cioè mai, e noi li guardiamo mai questi loro prodotti, questi loro disegni, questi loro scarabocchi, e lui come fa a costruirsi un'identità? Molto più facile che si costruisca uno stile depressivo nel suo modo di vivere, no? Poi i bambini fanno delle domande. Io ho sentito a Milano, camminando per strada, un bambino che diceva alla sua mamma: secondo me Dio non esiste perché non ha una mamma. La mamma si è messa a ridere, ma non gli ha dato nessuna risposta. Il bambino cosa sta cercando con questa domanda? Sta cercando il principio di causalità. Perché se io riesco a costruire dei nessi tra un evento e un altro, non è che mi spavento ogni volta che succede una cosa e poi un'altra, perché ho stabilito un nesso di causalità. Di fronte alla causa mi aspetto l'effetto e quindi riduco il mio tasso d'angoscia. Non è che il bambino fa questo ragionamento, ma la ricerca di nessi causali gli è fondamentale per avere dei codici del mondo. No, non si risponde. I padri gli dicono: ah, quando sei grande capirai. I discorsi dei padri sono impressionanti nei confronti dei bambini, dopodiché si lamentano. Dopodiché si lamentano quando i bambini da 12-13 anni non parlano più con loro. E il discorso si riduce a quella miseria che ora torni e come sei andato a scuola, posto che il figlio mai risponda. Ma c'è un altro disastro che fanno padri e madri. I bambini quando vanno a scuola, perché a un certo punto vanno a scuola, i padri incominciano a parlare male della maestra. Non so, sembra uno sport diffuso. Forse per vantarsi di fronte al bambino, far vedere al bambino con cui non hanno mai parlato che loro sono più bravi della maestra.
E qui succede un piccolo danno psicologico, non indifferente, che consiste in questo: che quando un bambino va a scuola, differenzia la sua affettività. Prima la sua affettività aveva un binario solo che era rivolto ai genitori, non perché i bambini amano i genitori, ma avendo bisogno di loro per mangiare, per tutto il resto, li seducono un po'. I genitori che scambiano questa seduzione per amore, ma i bambini non amano, sono fondamentalmente egoisti. Non lo dico io questo, lo dice tutto quanto l'ordine psicologico, a partire da Freud. Dunque, però, hanno un'affettività rivolta ai genitori. Quando vanno a scuola, divaricano, differenziano questa affettività, un po' i genitori, un po' la maestra. Quando i genitori parlano male della maestra, creano un problema a livello affettivo. Di chi mi devo fidare a questo punto? Risultato finale, quando va bene, di nessuno. Quando va male, qualcosa di peggio, perché i danni affettivi della prima infanzia sono alla base, nell'età adolescenziale e adulta, delle manifestazioni schizofreniche o comunque delle psicosi. Le nevrosi le possiamo sempre aggiustare, ma le psicosi su base affettiva è molto più dura da riuscire a metterle a posto. E quindi non si deve far sì che quando un bambino incomincia la sua vita subisce subito un danno affettivo. Non dico che parlare male della maestra produca la schizofrenia, però non è certamente un buon servizio. Dalle maestre bisogna parlare sempre bene, perché l'affettività che il bambino rivolge a loro è molto più intensa dell'affettività che crescendo rivolgerà ai suoi professori, se mai la rivolge, o i suoi maestri, o i suoi educatori, o i suoi personaggi che assume come modelli, perché da bambino si lavora al 90% su base affettiva e al 10% su base mentale. E allora il danno è grosso, tenendo conto che le maestre sono le uniche insegnanti che, oltre a istruire, cioè a fornire dei contenuti culturali, stanno anche attente alla condizione emotiva dei bambini, al loro stato d'animo, alla loro capacità di socializzare, cosa che non avviene più in tutto il resto degli ordini di scuola. Li puliscono anche il sedere, perché i bambini ogni tanto se la fanno ancora addosso. Fanno di tutto. Io darei alle maestre lo stipendio del professore universitario, il professore universitario lo stipendio delle maestre. E non dico questa cosa così per dirla, perché ho sentito a Venezia un convegno internazionale dove c'era una classifica dell'ordine delle scuole del mondo. La scuola italiana era al sesto posto, mentre la prima università italiana era al 187° posto. Quindi è detto tutto. Mi raccomando, non disfate l'affettività dei bambini con questi conflitti con le maestre. Poi i bambini diventano grandi, entrano nell'adolescenza, i nostri giovani entrano nell'adolescenza, diventano appunto adolescenti e giovani, e incomincia quell'età della crisi che dura tutto il tempo, che, non so, all'epoca nostra durava 2 o 3 anni, adesso dura fino a 30, forse poco, ma insomma si dilatano i tempi, siccome si è allungata la vita, si allunga anche l'adolescenza, non lo so, io guardate, sentiamo di quelle cose, sono dall'altro mondo, va bene. Da un lato però c'è una ragione, perché durante l'adolescenza tu hai un massimo di pulsioni erotico, emotive, sessuali e un minimo di controllo razionale, perché i lobi frontali, questi qua, che sono i lobi della razionalità, arrivano a maturazione a 20 anni, mentre la pulsione sessuale prende avvio a 12, 13, 14 anni, quindi ci sono questi anni di crisi che sono l'adolescenza. E Freud dice che quello che un ragazzo deve affrontare nell'adolescenza è una crisi che non incontrerà mai di uguali nella vita. Sì, potrà soffrire, avere dei guai, ma non quella qualità di sofferenza di dover, primo, rivisualizzare radicalmente la sua visione del mondo, perché il mondo è diventato una vicenda erotica. Cosa vuol dire una vicenda erotica? Vuol dire che mentre prima, guardando un tramonto, il bambino diceva che il sole era andato a nanna, poi, quando incomincia l'adolescenza, questa carica emotiva sessuale erotica, anche il tramonto diventa un fatto erotico e romantico, no? Poi deve rivisualizzare il proprio corpo,
perché il corpo si modifica in adolescenza, soprattutto il corpo femminile. Nasce il seno, appaiono nel ciclo mestruale. Il ciclo mestruale non è un giochino da niente, perché mentre i maschi, vabbè, non succede sostanzialmente niente nella loro crescita, le ragazze, quando incomincia il ciclo mestruale, non hanno una precisa concezione, però certamente avvertono che non c'è solamente il loro io, non c'è solamente il loro volto e la ricerca della loro bellezza, ma c'è anche qualcosa che va a vantaggio di un'altra soggettività, che non è il loro io, ma è la specie. Parte di me va a vantaggio della specie. Si capisce questa cosa? Noi tutti abbiamo una doppia soggettività. Le donne l'avvertono più dei maschi. Questa è la grande differenza. L'inferiorità maschile. Perché non avvertono niente, nel senso che anche il loro contributo fisiologico nella generazione è insignificante, tutto sommato. Ecco, però prendete l'economia di una donna e l'economia di un maschio. L'io e la specie. Se una donna deve generare, va incontro alla deformazione del proprio corpo, al trauma della nascita, alla soppressione del proprio tempo, tutto dedito al bambino, del proprio sonno, del proprio spazio vitale, magari del proprio lavoro, infine dei propri amori. Un disastro dal punto di vista dell'economia dell'io, ma un gran vantaggio per l'economia della specie. Questa divaricazione tra io e specie, che non si mette mai a tema, perché abbiamo quella cultura che il materno è bello, che il materno sarà anche bello, non discuto, ma la contraddizione non è eliminabile, non è eliminabile. E questa contraddizione incomincia ad essere avvertita inconsciamente dalla ragazzina, la quale subisce il suo destino naturalmente, però questo comporta una rivisualizzazione totale della propria visione del mondo, una rivisualizzazione totale della configurazione del proprio corpo, che non sono passaggi insignificanti. Quando pensiamo che i buchi del nostro corpo, che da bambini avevamo conosciuto come organi della manducazione, della minzione, della defecazione, diventano organi erotici, come fai ad aggiungere questa dimensione? Non puoi aggiungere l'erotismo a una precedente visione del mondo, la devi rifare radicalmente da capo. Ed è un lavoro. Freud diceva nel 1909 che la scuola deve fare qualcosa di meglio che indurre i giovani al suicidio. Si vede che già allora le cose andavano così. Perché il lavoro che deve fare un adolescente è di natura tale che è addirittura inimmaginabile per un adulto, perché nell'adulto è scattato la rimozione della fatica di essere adolescenti. Anche perché quando gli adulti vivevano la loro adolescenza, come gli adolescenti da adesso, soffrono ma non hanno una vera memoria della sofferenza quando diventano adulti. E dice, pertanto la scuola non deve essere una prova ultima di vita, ma deve essere un gioco di vita. Un gioco di vita vuol dire che non si deve giocare a scuola, che i professori non devono andare a mangiare la pizza con gli studenti per diventare simpatici, perché il giorno che vai a mangiare la pizza diventi uno di loro, mentre il successo di Dio è che nessuno l'ha mai visto, quindi calma, eh. E poi, la... E poi questi professori a questo punto devono utilizzare delle capacità empatiche, perché se i tuoi studenti non sono in un teatro razionale, ma sono in un teatro emotivo, sentimentale, erotico, quando dico erotico non pensate alla pornografia, dico erotico nell'accezione di Platone, che chiama ta erotica le cose dell'amore. Se sono in quella condizione, se il significato della vita è erotico, tu devi andare a beccarli là, non facendo l'educazione sessuale che non serve a niente, tanti ragazzi sanno tutto, ma riuscendo a catturare la loro dimensione emotiva, perché se non fai questo, non fai niente. Non fai niente, ti limiti a istruire, ma non a educare. La differenza tra istruzione ed educazione è tutta qua. Che l'educazione cura il percorso emotivo sentimentale di un ragazzo, l'istruzione invece se ne frega. La nostra scuola educa? Risposta, no, non educa. Non educa e non può educare, diciamolo chiaramente, perché non educa perché
Per seguire i percorsi emotivi degli studenti sarebbe necessario che le classi fossero di 12-15 persone. Se sono di 30-35, se sono di 30 o 35 non si può educare. Poi bisognerebbe che i professori avessero delle capacità empatiche. E allora a questo punto io direi che i professori dovrebbero essere sottoposti, come tutti quelli che vanno a lavorare, a un test di personalità. No, ma se voi battete le mani, mi passa il tempo, non ce la facciamo più. Allora, un test di personalità. Dunque, tutti quelli che vanno a lavorare sostengono dei colloqui. E quando una ragazzina manda i suoi curriculum, a un certo punto riceve venga a fare un colloquio, è tutta contenta. Non la sente come un'offesa. Va, fa il colloquio, poi ne fa un altro, poi ne fa un altro ancora e vediamo il risultato finale. Se una casa editrice deve assumere un correttore di bozze nel colloquio, si chiamano colloqui, in realtà sono dei test di personalità, nel colloquio verifica se il candidato è un ossessivo grave, perché solo se è un ossessivo grave è un ottimo correttore di bozze. Quindi, alla stessa maniera, se un professore non ha virtù empatiche, se non ha questa capacità empatica, non può fare il professore. Diventa un tormento per lui ogni giorno che va a scuola e diventa un disastro per gli studenti. Anche perché Platone ci dice che si educa e si impara per imitazione, per partecipazione, per fascinazione. Cosa che tutti quanti noi abbiamo verificato quando eravamo studenti, abbiamo studiato con passione la materia dei professori che ci affascinavano e coi quali non volevamo fare brutta figura se non altro per ragioni narcisistiche, mentre abbiamo trascurato radicalmente le discipline dei professori che non ci andavano. Per cui io non ho nessun problema con un professore che plagia la sua classe, ho molti problemi con i professori che demotivano per anni e anni le loro classi, perché la demotivazione è il primo passo verso la depressione e la depressione è l'anticamera anche dei gesti estremi. Ora io non lo so, penso che la scuola italiana sia stata sempre pensata come un luogo dove si occupano gli insegnanti e mai un luogo dove si educano gli studenti, mai. E questo è un problema molto grave, molto grave. Va bene, ricordo che nel 1998 in una trasmissione televisiva c'era allora il ministro Berlinguer che aveva ristrutturato quella cosa nefanda che è la partecipazione dei genitori alla vita della scuola. I genitori sono stati introdotti nella scuola nel 1974 dal ministro Franco Maria Malfatti, un nome che è un programma, e poi sono stati ripresi dal ministro Berlinguer. I genitori devono sparire dalla scuola, via, per una sola ragione, che i ragazzi, prima di tutto perché non sono assolutamente interessati alla formazione dei loro figli, sono interessati unicamente alla loro promozione, punto a capo. Secondo, se vengono bocciati i figli o rimandati, loro fanno ricorso al TAR. I professori, per non passare l'estate nei tribunali o giù di lì, li promuovono tutti. Così la meritocrazia sparisce. E allora, ragazzi, quando un ragazzo va a scuola deve fare un rito iniziatico, come sempre è accaduto nel mondo, dalle tribù più primitive a oggi. Oggi non abbiamo più di riti iniziatici. Mi ricordo nel 1984 che sono andato nel Mali e nella strada che percorrevamo vedevamo questi ragazzi, questi adolescenti, come un ragazzo comincia ad essere adolescente, cioè compaiono i primi segni sessuali, viene escluso dalla tribù, portato fuori, se ne deve andare e per un anno deve stare in giro ad arrangiarsi da solo. Se non lo mangiano le bestie o se non succede che lo fa fuori una tribù nemica, torna, se non torna, buonanotte, vuol dire che non è ridono alla vita. Se torna viene assunto nel mondo adulto. Questi sono i riti primitivi durissimi. Noi una volta avevamo come rito iniziatico il militare, che poi tanto iniziatico non era. Adesso non abbiamo più neanche quello. Almeno la scuola sia un rito iniziatico, dove un ragazzo se la vede da solo con i professori, nel bene e nel male, senza il supporto genitoriale.
Nella prima lezione un ragazzo ha chiesto: ma scusi, lei ci insegna solo i filosofi antichi, non ci sono filosofi contemporanei? E la professoressa ha risposto: sì, ci sono, potete anche leggerli all'infuori, che finché ci sono io non leggiate Cacciare e Galimberti. No. La mia nipotina, che non si chiama Galimberti perché suo papà è danese, è venuta a casa e ha raccontato l'episodio, ma prima di raccontarlo ha detto: adesso mi raccomando, mamma e tantomeno il nonno, evitate di intervenire, perché di fronte alle difficoltà della vita me la vedo io. Questo è il discorso serio. Questo è un discorso serio. Capito? Quindi questi ragazzi le dovete lasciare loro nelle prove scolastiche. Non è un grande rito iniziatico, ma almeno che la smetta di sentirsi protetti fino a chissà che età. Non è un'emancipazione. E come i professori non devono andare a mangiare la pizza con i figli, così alla stessa maniera i genitori non devono diventare amici dei figli. Qual è il passaggio che deve avvenire attraverso i processi educativi? Quanto manca? I passaggi sono sostanzialmente tre. Noi per natura abbiamo degli impulsi, e chi si ferma a quel livello lì resta un bullo, e da adulto uno da curva nord o da black block. Gli impulsi non hanno linguaggio, e quindi ci si esprime con un gesto, e quindi i gesti sono cazzotti, sono cose terribili. Bene, i bulli si vedono già da bambini, e quando c'è un bullo che cosa fa la scuola? Lo sospende. Invece no, lo devi tenere a scuola il doppio, per farlo passare dal mondo pulsionale, impulsivo, al mondo emozionale. L'emozione è una cosa importante, è metà naturale e metà culturale. Naturale come pulsione, come spinta emotiva, culturale perché i contenuti sono diversi. Noi occidentali ci emozioniamo per cose che magari i musulmani o gli indiani o i cinesi non si emozionano. Bene, l'emozione è la risonanza emotiva che io avverto di fronte alle mie parole e di fronte ai miei comportamenti. Risonanza emotiva, immediata. Kant diceva che il bene e il male potremmo anche non definirlo, perché ciascuno lo sente, e usa la parola sentire, fühlen, naturalmente da sé. Non è più vero oggi che uno lo sente naturalmente da sé. Non sentono naturalmente da sé la differenza tra corteggiare una ragazza e stuprarla. Non sto esagerando. Quando succedono quegli stupri di gruppo, opportunamente interrogati dai giudici, questi ragazzi dicono: ma cosa ho fatto? Quindi non c'è una risonanza emotiva della gravità del loro gesto. Oppure tra insultare un professore e pigliarlo a calci, non sentono. E uno che non sente è pericolosissimo. Cioè, ricordo quando è successo quell'episodio nel 98, che ho dovuto leggere tutte le carte processuali per fare un articolo di Eric e Omar, che avevano ammazzato la mamma e il fratellino. Non è questo il luogo dove tu verifichi la mancanza di risonanza emotiva. È che quando, dopo che hanno fatto questo duplice delitto, sono andati come ogni giorno al solito bar a bere la solita birra. Quindi quel giorno non era successo niente di diverso dagli altri giorni. Mancanza di risonanza emotiva. Quando parlavo all'inizio di mappe emotive che si formano nei primi 3 anni, sto dicendo che se non si formano, il deficit ce l'hai dopo. Sono molto pericolosi. Bisogna aiutarli a costruirsi una dimensione emotiva. Poi ci sono i sentimenti. Tutti quanti pensiamo di avere dei sentimenti, non è mica vero, abbiamo delle emozioni al massimo. I sentimenti non sono fenomeni culturali, sono naturali, sono fenomeni culturali. I sentimenti si imparano. Tutte le tribù primitive raccontavano miti e storie per insegnare che cosa è puro e che cosa è impuro, che cosa è buono e cosa è cattivo, cosa è giusto e cosa è ingiusto, cosa è vero e cosa è falso, cosa è santo e cosa è impio. E raccontavano dei miti stupendi, meravigliosi, storie, con cui si imparava il sentimento. Quando eravamo piccoli, le nostre nonne, almeno le mie, non lo so quelle di oggi, mi pare che siano impegnate anche loro a fare il lifting, ma le mie raccontavano delle storie anche truci, tipo Cappuccetto Rosso, il cacciatore che squarcia la pancia del lupo, viene fuori la nonna, robe tremende. Ma va bene, anche Freud dice: non esonerate i bambini dal dolore, non esonerate i bambini dalla visione del lutto.
devono imparare all'età loro che si muore anche. Non lo capiranno fino in fondo, ma non esonerateli, perché di fronte al dolore e di fronte al lutto non li avrete preparati. E se non li avrete preparati, soffriranno molto di più perché non hanno le precondizioni per comprendere. Mi raccomando, questa cosa è molto importante. Mamma, il poverino non capisce. No, capisce. Capisce. Alla sua maniera, ma intanto si crea quella precomprensione che gli consente di avere già un'idea man mano che cresce. I greci con l'Olimpo avevano dato una segnaletica dei sentimenti e delle passioni umane stupenda. Zeus era il potere, Atena l'intelligenza, Afrodite la sessualità, Apollo la bellezza, Dioniso la follia, Ares l'aggressività. Queste cose si imparano. Oggi non possiamo più ricorrere ai miti, però abbiamo quel repertorio grandioso in cui si possono imparare i sentimenti che si chiama letteratura. Perché in poche parole, che cos'è la letteratura? E dove si impara che cos'è l'amore in tutte le sue declinazioni? Che cos'è il dolore in tutte le sue forme, da quella della sopportazione a quella della tragedia? Che cos'è l'ineddia? Che cos'è l'entusiasmo? Che cos'è la gioia? Che cos'è la noia? Impariamo tutte queste cose. E allora bisogna portare tanta letteratura nella scuola. Il problema è che nella nostra scuola non si legge. Nelle lettere che ricevevo, di quelle 72 lettere, i ragazzi mi dicevano: guardi che nella mia classe sono solo io che leggo. E la mia domanda: e gli altri come fanno? Ah, guardano un po' Google, oppure guardano i film storici, così almeno imparano la storia. Cioè non si legge, e se non si legge non si acquisisce una competenza emotiva. E se non hai acquisito i sentimenti, quando stai male non sai neanche di che cosa soffri. E se io non conosco il nome del dolore, neanche la via d'uscita, allora sono veramente a rischio del cosiddetto gesto estremo, cioè il suicidio. Perché il suicidio viene quando tu non vedi via d'uscita e la situazione ti appare così tragica, perché il tuo livello culturale è così basso e così poco istruito che non ti mostra nessun panorama per uscirne fuori. Giustamente, diceva Eschilo, il dolore è un errore della mente. È una mente troppo povera che non ti dà una geografia della sofferenza e tantomeno le vie d'uscita. Tutte le scuole, dal liceo classico all'istituto tecnico professionale fino a 18 anni, sono scuole di formazione. Tu devi formare l'uomo. Scuola e lavoro è una sciocchezza infinita. Nel senso che tu devi formare l'uomo. La competenza la imparerai dopo all'università e diventerai competente di qualche cosa. Ma prima di tutto devi essere un uomo. Perché se non sei un uomo, puoi arrivare anche ai vertici del comando e sarai un cinico nei confronti dei tuoi subalterni. Conclusione, concludiamo. Dai 15 ai 30 anni dobbiamo sapere che c'è il massimo di forza biologica. Il corpo dei giovani è molto bello, il corpo dei giovani è un corpo che ha forza e ha bellezza. I giovani cosa vendono? Forza e bellezza. Cosa chiede il mercato a loro? La vendita della forza e della bellezza. Quella frase un po' usurata, giocatori, cacciatori e veline, non è tanto sbagliata. E simbolicamente indica le due cose che hanno i giovani da vendere sul mercato. Massimo della potenza sessuale, dai 15 ai 30 anni, che però non è riproduttiva. Perché la nostra cultura fa sì che uno non possa mettere al mondo i figli se non intorno ai 30 anni. Allora c'è una pulsionalità naturale a cui non corrisponde una riproduzione naturale. Già Jacques Maritain, che era un filosofo cattolico, aveva scritto una lettera a Paolo VI dicendo che la nostra civiltà ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto. So benissimo che i giovani non sono angeli, però questo gap tra natura e cultura è eccessivo ed è il primo indice del collasso di una civiltà. Perché se tu non generi quando hai il massimo della potenza sessuale, dopo dovrai generare per fecondazione omologa, eterologa, artificiale, via di seguito, messo al mondo un figlio, due figli, intanto decresce tutta la generazione europea, io penso tra un po' anche quella americana, ma comunque questo non mi spaventa. Il primo libro che ho scritto era intitolato Il tramonto dell'Occidente, avevo già visto bene le cose a 26 anni, giusto in quell'età in cui hai le idee. E poi dai 15 ai 30 anni hai anche il massimo di potenza ideativa,
Le idee le hai in quell'età lì, non dopo. I matematici, per esempio, riescono a costruire dei teoremi fino a 26, 27, 28 anni, poi non riescono più e fanno i professori di matematica, tant'è che non sono neanche previsti i matematici con il premio Nobel, perché sono troppo giovani. E allora hanno inventato un Nobel tra di loro, che però arriva fino a 35 anni, poi basta anche quello. Allora, non lo so, tanto per darvi un'idea, Einstein ha scoperto la sua formula a 24 anni. Mozart a 17 anni suonava davanti a papi e principi. Alessandro Magno a 30 anni aveva conquistato mezza Asia. Gli inventori di Google e Facebook, comunque siano diaboliche queste invenzioni, comunque sono invenzioni significative, le hanno inventate a quell'età lì, nei loro garage. È il massimo della potenza ideativa dai 15 ai 30 anni. Li usiamo questi giovani per la loro ideazione? Dopo le metterai a posto le idee, le farai più organiche, le strutturerai meglio, ma il momento ideativo ce l'hai in quell'età. E allora se una società fa meno del massimo della potenza biologica, la sua potenza, della sua società, che sono i giovani, il massimo della potenza sessuale, del massimo della potenza ideativa, voi credete davvero che questa società abbia un futuro? Con i governi del cambiamento, magari? No, non ce l'ha un futuro, perché non utilizza la parte migliore di sé, che è la condizione dei giovani. Abbiamo finito? Questa è la situazione dei giovani oggi. In quel libro io ho raccolto le lettere che mi scrivono i giovani e le mie risposte, di 72 lettere. E l'ho chiamato nichilismo attivo, perché sono giovani che riconoscono di essere in un'età nichilista. Non come noi che diciamo, ma passerà, ma che pessimista Galimberti, tutto per non affrontare mai i problemi, no? Loro lo sanno di essere una dimensione nichilista. Dopodiché dicono, non vogliamo neanche rinunciare ai nostri sogni, giustamente. Perché se tu non sogni, non hai la forza psichica per fare qualsiasi cosa. Quando qualcuno voleva laurearsi con me, io dicevo, senti, ho una sola condizione, che quando scrivi la tesi, tu ti devi mettere a disposizione d'animo di scrivere qualcosa di meglio della Divina Commedia. Perché se non parti da lì, non riesci a scrivere un bel niente. Il sogno è una potenza psichica enorme. Cosa fanno i genitori quando i ragazzi raccontano i loro sogni? Li guardano. Guardano e dicono che sono utopie, che sono ingenuità, che devono rendersi conto come è la realtà, gli insegnano il sano realismo, che non è assolutamente sano, perché ci si introduce in una vita ripetitiva ed eterna, senza scopi e senza sogni. Bene, i sogni bisogna lasciarli. Chi è il nichilista attivo? Colui che riconosce il nichilismo, non rinuncia a sognare, dicono i loro genitori, non ci spezzate le ali, tanto quello che ci avete da insegnarci ormai l'avete perso, siete dei razzisti spaventosi, dicono loro, che ci impressiona, scrive una ragazzina di 14 anni che a scuola è venuto un rappresentante del provveditorato e ha detto chi non ha la mamma e il papà italiano non è italiano, e lui dice oddio qui si parla di me perché mio papà è inglese, però dice la mia vicina, la mia amica del cuore, c'ha il papà tunisino e la mamma marocchina, lei è molto più straniera di me, allora io sono straniera con la S minuscola, lei è straniera con la S maiuscola, ci giocano loro con queste cose, non sono razzisti, non hanno i problemi di genere sessuale, eterosessuali, omosessuali, non è un problema, è un problema di noi vecchiacci, è un problema che ci hanno cresciuti così. Non hanno, dicono ai loro genitori, voi siete soddisfatti che hanno eliminato la tortura semplicemente perché non dà gli effetti desiderati? Quindi per voi è eticamente possibile, solo che se non funziona come risultato allora può benissimo essere eliminati. Sono i risultati, l'efficienza, quello che conta per voi, non l'etica. Queste cose dicono i loro genitori. Poi hanno un grado di ironia stupendo, c'è uno che descrive l'Apocalisse, cioè se siamo alla fine del mondo, dai, incominciamo a celebrare l'Apocalisse. E c'è una descrizione del momento apocalittico di questo ragazzo che è eccezionale. E poi hanno un buon rapporto con la realtà, nel senso che io posso sognare, però questo sogno lo devo commisurare alla realtà. E se la realtà è nichilista, devo misurarmi con quella, che è un atteggiamento diverso, che dice... Devo commisurarmi con la realtà, ma la realtà è nichilista e quindi rinuncio. Capite la differenza tra nichilista passivo e nichilista attivo? Bene, c'è un ragazzo che dice io sono un pittore, ho già fatto delle belle mostre, ho guadagnato dei soldi con i miei quadri,
però i miei genitori a cui devo tutto hanno una ditta che va malissimo, io sospendo la mia attività di pittore per 3 anni, vedo di rimettere in pista questa azienda, se ce la faccio bene poi gliela riconsegno, se non ce la faccio, amen, ritornerò a fare il pittore, ma per 3 anni ho un obbligo etico. Questo è sano realismo. Bene, allora basta, abbiamo finito. Grazie, grazie.